Ciao a tutti, siamo con Livio Jacob, il presidente delle giornate del cinema muto, nonché presidente della Cineteca del Friuli. Oggi è l'ultimo giorno delle giornate. Livio, ci vuoi fare un bilancio? Ci vuoi dire qualcosa su come è andata questa 30ª edizione delle giornate del cinema muto? Beh, insomma, un'edizione sicuramente riuscita sotto tutti i punti di vista, ma non sarei la persona giusta per poterlo dire, ma insomma, vi dico un po' quello che ho anche ascoltato attraverso. Così, insomma, incontrando gente, non solo specialisti, non solo cinetecari, ma anche proprio la gente comune che ha avuto grandissime soddisfazioni a partecipare, insomma, a questa edizione. Si sono visti spettacoli con musica di grandissimo livello, si sono visti film molto popolari, la sala era sempre piena, la partecipazione del pubblico nazionale e internazionale era stata come sempre, insomma, di gran livello, e quindi secondo me sotto questo punto di vista, cioè artistico e della partecipazione, direi che è andato tutto bene, salvo qualche problema qua e là, insomma, di tipo organizzativo, ma che insomma c'è sempre in questa, insomma, lo sappiamo che ci sono dei problemi quando non arrivano i film, per esempio, o che arrivano in ritardo, per cui abbiamo dovuto fare un po' di salti mortali, ma alla fine, insomma, diciamo che l'insieme ha funzionato bene. E senti, come li vedi i prossimi 30 anni di giornata del cinema muto? Mi sono posto anche io questo problema. Io li vedo molto bene, nel senso che ci sono ancora tanti film da ritrovare rispetto a quelli che abbiamo presentato, e poi ci sono nuovi restauri da fare di film che abbiamo presentato magari in condizioni non buone, e quindi insomma diciamo che c'è del lavoro da fare anche per i prossimi 30 anni. Io spero che di non essere io a farlo, nel senso che insomma spero che ci siano delle persone, mi pare di averle anche abbastanza individuate fra i nostri collaboratori, che possono continuare il nostro lavoro. Ciao a tutti, siamo con Giuliana Pupin, la responsabile dell'ufficio stampa delle giornate. Giuliana, ti volevo chiedere, cosa vuol dire comunicare questo tipo di cinema, del cinema muto? Beh, intanto diciamo che è un argomento un po' difficile da comunicare. Lo è diventato sempre di più negli anni perché per tante ragioni in realtà, ovviamente perché parliamo di un cinema che non c'è più, che è morto moltissimi anni fa, e anche perché si tratta di argomenti che dalle pagine degli spettacoli, diciamocelo pure, vanno via via scomparendo. Insomma, le pagine degli spettacoli si occupano sempre più di televisione, sono sempre più autoreferenziali, insomma, quindi diventa un po' difficile. Per contro bisogna dire che quando invece ci riusciamo con un argomento, con un nome particolare, trovando anche degli escamotage per allacciarci un po' alla realtà di oggi, ovviamente è anche una grande soddisfazione. In tutti questi anni è successo qualche episodio particolare riguardante la comunicazione di questi film che spesso, anzi che quasi sempre, sono cose anche di 100 anni fa? Sì, ci sono anche delle cose divertenti da raccontare. Per esempio, è capitato che ci abbiano chiesto di intervistare, di incontrare un regista, insomma, e quindi ovviamente bisogna usare tutto, come dire, il tatto di cui siamo capaci per spiegare che un regista che ha fatto un film negli anni 20 è difficilmente raggiungibile.